15 milioni piace ragazzi, e fatemi sapere qui sotto in un commento quale fast food vorreste vedere in Italia, che ovviamente non c'è. Apriamo il nostro PC e andiamo a vedere cosa ordinare. Allora, intanto partiamo qui, ci sono gli hot dog di prima pagina, Tati. No, l'hot dog no. Vuoi balzare l'hot dog? Ok. Andiamo direttamente sugli hamburger. L'hamburger. Parti te, Tati, ti do l'onore o l'onore di partire. No, siccome l'ho già mangiato, io di solito prendo il Big Burger. Il Big Burger, questo però, qui quindi? Fai menù. Però, dico una cosa, Tati, ne mangiamo due a testa, eh. Bisogna provarli, altrimenti uno non basta. Perché... Ma voi uno non mi così arriva, capito? Quindi, Tati, qui cosa mettiamo? Visto che sono due, vabbè, fai singolo. Singolo, qua aggiungiamo qualcosa? Jalapeno, cheddar, bacon, no? Fries, no? Fries sì. Cheese fries o fries normali? No. E qua buttiamo la coca zero. L'altro invece, Tati, l'altro panino? Fai sempre burgers big. Questo con... fai double questo. E fai double. Andiamo col double, Tati. Bacon, cheddar, no. Qua no. Qua no. Abbiamo già prese. Ci siamo, adesso tocca a me, ragazzi, ordinare. Io, ragazzi, vado a prendere il menu cheeseburgers. Quindi carne, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla e burger sauce. Vado a prendermi un double. Poi qui non aggiungo niente. Qui non aggiungo niente. Fries obbligatorio. Proviamo queste qua, Tati. Decise. Così ne mangiamo tutti e due, per provare. Grasso. Qui facciamo la Coca-Cola zero. Però sono curioso di vedere come arriva un triplo panino, Tati. Cioè con tre strati. Tati, mi sa che ti seguo con... Il Big Burger. Sì. Minchia, questo qua che cavolo ha? Carne, cheddar, cipolla grigliata, cetriolini, bacon, No, non mi piace. Tati, allora ti seguo su Big Burgers. Però voglio vederlo triplo, ragazzi. Voglio vedere come arriva uno triplo strato. Qui niente, qua niente e qua niente. Ok, perfetto. Un po' caruccio, sto comunque. Gasbol per due menù e due cose 50 euro. Shake Shack. Vabbè, Shake Shack più o meno pagavi così, eh. Sì, simile. Quindi, ragazzi, andiamo alla cassa. Sono 50 euro. Effettivamente sono davvero carucci. Però, comunque, ragazzi, ci becchiamo con i panini sul tavolo. Ragazzi, eccoci qua con i nostri panini. Siete già dati l'odorino degli hamburger. Sale, esattamente. Dobbiamo però levare le cose che non ci piacciono andare al panino, perché su l'app non ci dava la disponibilità, insomma, di farlo. Intanto andiamo ad aprire. Io ho qui le bevande, Tati. Porca vacca. Le Coca-Cola che ce le mandano in bottiglietta. E qui. Vado avanti, guarda lì. Merda, quanti panini, raga. Quanta insalata, tra l'altro. Eccolo qua, ragazzi. Guardate qua, raga, che robe. Quindi, Tati, allora ci abbiamo questo qua singolo. No, quanti sono? Due. Forse è tuo, giusto? Con due cosi. Allora, quanta cipolla. Questo qua da tre è mio. Questo qui da due è tuo. E questo qui, cosa c'ha? Aspetta, io c'ho ancora quello col pollo. Io ho solo col pollo. Non l'hai messo, Harry. Hai messo il triplo al posto. Ok. E allora, vabbè, intanto arriviamo ste robe. Guarda qui, i cetriolini. A sego e ai cetriolini. Hanno messo quindi il cheddar. Cioè, lo metti dopo praticamente. Vabbè, allora, come vedete, ragazzi, intanto i panini non sono grandissimi. Cioè, sono proprio identici a quelli di Shake Shack, come vedete. Non sono sì, per niente grande. Esatto. Il pane è quello famoso giallo che vi dicevo a Dubai. Che dici, Tati? Ok, ci mettiamo dentro le patatine. Vai, date da me le patatine, me le gusto a parte. Ma dentro è un gusto più buono. Ok, anche nel secondo panino un po' di patatine. Non tante, perché sennò perde il gusto. Ok, Tati, direi che possiamo andare con il primo morso e dare una recensione ai ragazzi che ci stanno guardando. Peccato che però non hanno messo le patatine come Shake Shack, però. Quello là è impossibile da trovare in Italia, secondo me. Cioè, non c'è un fast food, secondo me. Five Guys. No, andiamo con la buccia Five Guys. Ah, sì. Vabbè, raga. Vamos. Yes, andiamo col primo morso. Il problema è che arrivando dal centro di Torino, a volte arrivano freddi. È un po' freddino. Però te lo gusti lo stesso, perché è stra buono, raga. Bacon davvero molto molto crispy, croccante. Hamburger di qualità che appunto sembra quello di Shake Shack. La carne stessa, dico. E poi il pane è identico. Oh, qua non me l'hanno. No, qua non me l'hanno messo il bacon. Perché avevi chiesto? Cioè, erano due uguali, è vero? No, forse perché uno. Ah no, forse perché nel menu c'era, nell'altro no, boh. Strano. Vabbè. La carne come Harry. No, la carne è identica a quella di Shake Shack. Però è bella succulenta, succulenta.
succosa, davvero molto molto buona. E poi un'altra cosa, come sapete ragazzi, a me non piacciono assolutamente le salse, però quella di Burgers è tipo quella old, tipo non so dirtelo perché non l'ho mai mangiata quella dell'old. No, le salse non sono un grande amante, però l'altra sera per sbaglio mi sono dimenticato di levarla, però la mangiavo lo stesso. Che pranzetto bello strong, bello americano, bello americano, esatto. Che bomba. E poi c'è solo a Torino e a Milano sto Burgers. Sì, abbiamo visto prima sul sito, a Milano ce ne sono 5-6, invece a Torino è il primo che hanno aperto, infatti hanno aperto da poco e teoricamente deve essere in centro se non mi sbaglio. Sì. Poi ragazzi, se siete di Torino e Milano, andateci a proprio nel locale a mangiare, perché ha fatto davvero bene anche tipo la comunicazione che c'è, i poster, queste robe qua sono fatti davvero bene, sono fighi, sono anche molto ironici, insomma. Beh, andateci, ordinate da casa adesso. Vabbè, adesso sì. Quando finirà tutto questo? Noi stiamo facendo le challenge in casa, ragazzi. E ci vediamo assieme, perché Tati abita praticamente a 10 metri da me, solo per questo. Tati, un voto sull'aspetto del panino? Un voto al panino dell'aspetto? Come lo vediamo? Esatto. 7,5, 8, dai. Ci sta. Cioè, lo presentano molto molto come Shake Shack. La carne che sborda e il pane che praticamente racchiude queste due cose. Poi come gusto gli devo dare 8,5, dai. Esatto, in Italia secondo me è il migliore questo qua Burgers, che almeno io ho provato. Cioè, Five Guys a Milano, però non è la stessa cosa. Five Guys è buono solo in America, raga. Neanche a Londra, probabilmente è stato fondato lì. Poi per quanto riguarda altri fast food, tipo Wendy's, è davvero un peccato che non ci sia qui in Italia. Forse neanche a Londra, cioè in Inghilterra. Sai quale mi dispiacerebbe, cioè che vorrei che aprisse in Italia? Chicken Filet, quello lì era. Ah, praticamente ragazzi, abbiamo mangiato in America ed è solo pollo. Cioè fanno tutti hamburger a base di pollo, impanato, grigliato, eccetera. Era troppo buono quello. Minchia, quello sì. Vabbè, il primo panino intanto ragazzi, tra una chiacchiera all'altra, è andata. Anche a me. Questo qua è da 2 o da 1? Da 2. Minchia, io c'ho quello da 3 adesso. Vai Dati. Andiamo. Dai, primo morso. Try not to come back if you can. Prova a non tornare se ci riesci. Questi qua sono 300 grammi di carne, perché ogni hamburger sono 100 grammi. Guardate qui raga che bestia. Vabbè, alla fine. Sai che stasera non mangio Dati. Porco due. Vabbè, alla fine. Guarda qualche roba. Quello che fa male di questo panino, diciamo, è tutto. Vabbè, l'hamburger no, in realtà. Vabbè, comunque però. Vabbè, il cheddar, il bacon. Il cheddar, il bacon e le patatine fritte. Le patate. Però, ragazzi, andiamo con il primo morso da 3 strati. Mai mangiato. È buonissimo. Porca cacca, che ti entra in bocca tutto. È veramente un'esperienza culinaria che fa sbordare. Cioè, quando addenti il panino senti proprio il succo della carne, no? Che morbida sta carne. Cioè, senti proprio il... quella cosa lì della succulenta carne. Solo che i panini qua adesso si è appiattito praticamente. Minchia, guarda come si è appiattito. Che roba. Porco, mi sono nella sottiletta adesso sta roba. Più la carne che... Esatto. Facciamo anche la miniatura. Cioè, siamo stretti. Momento miniatura fatto. Eri, purtroppo è quasi finito. Vedi. Ci saranno altre occasioni per riprovare, insomma, questo hamburger. Finito, ragazzi. Vai, ci ho fatto un bel pranzo oggi, Un super sgarro qua. Cioè, in verità, quando ordiniamo ne prendiamo uno, però era per fare il video, quindi. Ma avevo un pieno. Dici? Pensi che avevo mangiato... Due riempiono, uno no. Cioè, due riempiono. Uno non è troppo, due sono tanti. Ti ricordi in America, video di Home, la Shake Shack, che avevamo mangiati due panini, quelli normali da loro, double, e io ero veramente troppo pieno, raga. Sì, sono anche le patatine e la coca che... Assolutamente. Bevi acqua, non mangi patatine, ne puoi mangiare anche 3-4, secondo me. Porca. Comunque c'ho altri 22 morsi io qui. Ok. Non sono nato. Ultimo morso, raga. Ah, che bel pranzetto. Che buono, che buono. E fortuna che l'hanno aperto a Torino. Almeno mangiamo qualcosa di diverso ogni tanto. Cioè, ordiniamo. Se no andiamo a Milano. Finiamo anche queste patatine, raga. Anche se non so dove mi stiano. Mettile. Stasera veramente, raga, non mangio. Sono troppo pieno. Ok. No. Ragazzi, penso che ci sia più olio qua che tutto il mondo. Marco 2. Bella maglietta di riso la patatina, raga. Quanti fast food ha visto questa maglietta Tati quest'estate? Questa? Questa tanto. No, vabbè, più le prime. Però questa è quella dell'America. In America mangiamo praticamente ogni giorno così. Non così tanto, però fast food praticamente. Quello c'è lì. E se vuoi mangiare bene paghi tanto. Non che questo costi poco. Già solo la pasta costava $20. Vabbè, anche la pizza più o meno. Piatto di pasta. Lo faccio qua con 2 euro. Quindi ragazzi, valutazione finale. Come vi ho detto prima, cioè l'hamburger è stra buono, resto contati 8, 8 e mezzo. Aspetto anche quello, stiamo sul 7, 7 e mezzo. Diteci se l'avete provato. Esatto, se avete mai mangiato da Burgers o a Milano, o magari no, a Torino hanno aperto adesso, quindi è impossibile uscire di casa. Come prezzo però, l'unica cosa negativa è caro. Perché come avete visto, due menù e altri due panini, 50 euro abbiamo pagato. Cioè in 2,50 euro mangiavamo, andiamo fuori a mangiare una pizza praticamente. No, di più. Abbiamo pagato di più qua. No, la pizza è questa cosa.
cioè no, costa meno. Va voglia. Esatto, esatto. Ma già due volte la pizza. Cioè, quello sì, quello sì. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, qui vicino mi piace, fatemi sapere qui sotto in un commento il fast food che vorreste vedere in Italia, che ovviamente non c'è. Passate ragazzi al canale Italia, trovate qui sotto in descrizione. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale se non l'ho fatto. Quindi ragazzi, qui da oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always